Il professor Vincenzo Barone introduce adesso il simposio dedicato a Reale o virtuale? Scienza e arte aprono nuovi percorsi attraverso antiche frontiere. Il computer funziona. Io cercherò di essere brevissimo perché ovviamente la parte importante di inizio del congresso è la relazione del professor Osanna. Questo convegno di quest'anno, che ha come titolo Reale o virtuale, scienza e arte aprono nuovi percorsi attraverso antichi confini, è giocato essenzialmente tra coppie di parole che possono sembrare antinomiche e che invece cercheremo di vedere, ed è l'unica cosa che vi farò vedere in questo breve intervento di... qual è la... Cercherò di farvi vedere come possono essere superati. Vedrete una serie di filmati che io commenterò molto brevemente, tutti brevi. La cosa che voglio sottolineare è semplicemente che questi non sono dei filmati di repertorio, sono tutte realizzazioni legate a interazioni tra gruppi di ricerca della scuola oppure di altre realtà toscane e una presentazione che è cercata di fare unendo immagini, testo e quant'altro. L'idea di fondo, come vi dicevo, è coppie di parole, coppie di concetti, coppie di significati. Quello reale e virtuale lo vedrete nel corso di questa brevissima presentazione. Le altre coppie di parole sono ovviamente arte e scienza, piccolo e grande, e anche questo lo specificherò un po' meglio, veloce e lento. E la parola unificante è il linguaggio e nuove forme di linguaggio. Questo verrà articolato nell'ambito di tutto il convegno di oggi pomeriggio su tre scansioni temporali che riguarderanno il mondo classico nella relazione di oggi del professor Osanna, il mondo moderno e il mondo contemporaneo. Come vedete da questa diapositiva, l'idea di fondo è l'unica diapositiva in inglese per un motivo fondamentale, che non riesco a tradurre bene in italiano il concetto di humanities. Se ci riflettete un attimo, intanto è un bel concetto. Ha di brutto che viene messo in contrapposizione con le scienze. La contrapposizione sciences and humanities è una cosa che a me, che sono uno scienziato, sembra un po' artificiosa, per dirla in modo gentile, come se le scienze non riguardassero le attività umane. A me piacerebbe di più chiamare tout court humanities, ed è uno dei motivi per cui, con una traduzione non brillantissima, parliamo di scienza ed arte. Le altre parole, che sono computing e storing, significa semplicemente produzione dei dati e loro archiviazione, e come ci si accede. Questo è il grande problema dei big data, che è uno dei grossi problemi di ricerca attuale, ma che è estremamente importante perché riguarda la fruizione di un'informazione che è sempre di maggiore quantità e attraverso la quale è molto difficile orientarsi, e che riguarda ancora una volta un problema di linguaggio. L'ultimo punto è quello della visualizzazione della realtà virtuale, della realtà immersiva, che era quella che è già stata citata, e che è semplicemente, io non vi voglio parlare e annoiare sulla tecnologia, voglio semplicemente evocare alcuni aspetti del fatto che visualizzazione e immersività sono due modi di comunicare, sono due modi di trasmettere informazione che possono arricchire altri linguaggi che noi utilizziamo. Se riuscissi ad andare avanti... Che gli è successo? No, aspetta... Va bene, questa è semplicemente per farvi vedere che non ho sbagliato io, che questi discorsi possono coniugarsi con cose belle, lo dico semplicemente così, e questo vuole evocare il passaggio che è nelle prime due parole del testo, dal reale al virtuale, la ricostruzione virtuale e il passaggio indietro dal virtuale al reale tramite strumenti che oggi sono molto largamente disponibili, tipo stampanti 3D o quant'altro. Ancora una volta, se mi permettete, la sottolineatura non è sull'aspetto tecnologico,
e sull'uso della tecnologia per arricchire. Da una ricostruzione all'interno del cave che veniva evocato prima. A me dispiace molto perché queste sono immagini bidimensionali. Ovviamente siete tutti invitati a visitare il cave, che è una stanza di realtà virtuale che è al quarto piano di questo palazzo, in cui potete avere di questa stessa cosa una rappresentazione tridimensionale immersiva con cui potete interagire con le cose. C'è scritto del progetto, ma in realtà è il cuore del modo di ragionare a cui vorrei invitarvi. Forte tra informazioni e linguaggio che provengono tradizionalmente dal mondo delle arti e delle scienze umane con quelle che vengono dalla ricerca scientifica. Quello che è rappresentato lì è semplicemente quello che va tecnicamente sotto il nome di database eterogeneo, che significa semplicemente un oggetto che permette di integrare e articolare fra di loro informazioni di origine diversa, con linguaggi diversi, per cercare di fornire un quadro più articolato degli studenti che state, dei sistemi che state studiando. Dicevo prima, le altre coppie di parole su cui torneremo durante la giornata sono piccolo e grande, che significa muoversi attraverso lo spazio. Questa è una cosa su cui queste nuove tecnologie possono dare una mano, perché permettono di andare dal piccolo, questa è l'unica citazione del mio mestiere, facendo io un chimico di interazione a livello molecolare, andando, questi sono il passaggio successivo a un altro grado di dimensione, che sono i passaggi di segnale elettrico nei neuroni. Queste sono delle cose che vengono studiate in particolare dal professor Ratto al NEST, e questa è la ricostruzione di un cervello fatto sulle basi della ricostruzione del TAC che è disponibile alla Stella Maris con il nuovo 7 Tesla che hanno, e che è in collegamento diretto con la rappresentazione che noi ne possiamo dare qui. L'altro discorso banale è attraverso il tempo, e qua c'è un esempio che viene dalla scuola, in particolare dal laboratorio di scienze antiche. Questa è la ricostruzione di Segesta, avete visto prima la situazione attuale, questo è un modello ricostruito rigorosamente dai colleghi del laboratorio di scienze antiche, questo è un modo in cui uno si può muovere ancora all'interno del cave, come vi dicevo, cercando di ricostruire virtualmente, mano a mano, i vari aspetti. Voglio sottolineare un punto che per me è molto importante: non ci poniamo assolutamente nell'ottica di sostituire né le conoscenze né l'aspetto reale con un aspetto virtuale, ma semplicemente di integrare questi tipi di cose. Questa è un'evocazione del problema del big data, questa non è la nostra biblioteca, è più brutta in realtà, ma non avevo immagini della nostra biblioteca, che è il modo tradizionale di conservare i dati. Questo è il modo molto più brutto di una biblioteca più moderna, però ancora tradizionale. Questo è quello bruttino che usiamo noi normalmente, che sono dei computer che li abbiamo, sono i nostri questi in realtà, ma diciamo non sono così belli di essere. E questa è un'ipotesi di sintesi, la virtualizzazione della biblioteca tramite l'utilizzo di queste tecnologie che sono nascoste dietro. Qual è l'idea? Di permettere di usufruire in maniera naturale alle persone di dati, tecnologie e quant'altro, però muovendosi nel loro mondo e nelle loro dimensioni spaziali e temporali. Questa secondo me è una scommessa grossa. Io adesso ovviamente non voglio rubare il tempo per questa cosa, ma volevo darvi alcuni spunti di riflessione di questo tipo. Ovviamente tutto ciò che facciamo, questo è stato già evocato prima, il programma di outreaching della scuola che va sotto il nome di VIS, è un aspetto molto importante, perché se stiamo parlando di nuovi modelli, nuovi linguaggi, eccetera, è molto importante comunicarli anche alle generazioni più giovani. Su questo c'è, come ha evocato prima il direttore della scuola, una forte collaborazione intanto col professor Ferrara, che è il coordinatore di questo gruppo, ma io vorrei invece sottolineare anche che in questo programma sono attivi dottorati, anzi PhD students, della scuola di varie aree, che stanno riuscendo a fare un lavoro comune che io ritengo eccezionale, per ora nel campo di chimica, biofisica,
archeologia e cosmologia, ma speriamo di allargarlo in altri campi della scuola, perché questo aspetto, secondo me, oltre ad arricchire la comunicazione verso l'esterno, arricchisce anche la comunicazione dei nostri studenti. Come vi dicevo prima, e questo è evocativo di questo, il congresso verrà formalmente articolato in tre mondi, e nel passaggio tra questi tre mondi, questo è il mondo classico, ricostruzione virtuale e restauro di oggetti del mondo classico. Questo è un must perché è la statua di Cosimo I de' Medici e quindi diciamo non ho resistito a prendere questo come immagine del mondo moderno, e questa è la caverna dell'antimateria, anche questa relativa al Museo Pecci, di cui abbiamo una ricostruzione virtuale, e ancora una volta è il passaggio tra l'aspetto artistico, che è molto più bello, e la sua interpretazione. Mi fermo qui, questo è il programma del convegno di oggi, che come vi dicevo prima è scandito in qualche maniera in queste tre separazioni, ma è molto importante segnalare che, come si evince dal titolo, la cosa importante non sono i tre mondi separati, ma le loro relazioni e il passaggio tra i tre mondi, spero, e l'interazione tra aspetti artistici e aspetti scientifici. Infatti vedrete, i relatori cercheranno, spero e credo, di dare un contributo in questa direzione. Mi fermo qui e do la parola al professor Osanna, che terrà la prima relazione di questo convegno. Grazie.